Salve, hai un trattore vecchio o un vecchio macchinario agricolo che devi sostituire perché non è più adatto per i lavori agricoli più moderni, oppure ha un problema che non riesce più a trainare un aratro moderno con due vomeri, oppure ha problemi di rumorosità e devi fare degli adeguamenti che sono costosi, o non ha le protezioni antiribaltamento e quindi devi spendere soldi per applicare queste protezioni, oppure ci sono motivi più che validi per cui il tuo trattore troppo vecchio è obsoleto e non riesce più a fare tutti i lavori che vorresti fare in agricoltura? È uscito il nuovo bando a fondo perduto per agevolare la sostituzione di questi macchinari agricoli. Problemi per ottenere questo contributo? Guarda questo video. Salve, sono Fabio Centurioni, fondatore del sito contributiregione.it. Sono un consulente, un esperto di finanza agevolata e fondi europei. Ti rivelerò in questo video il motivo principale per non essere esclusi da questo contributo. La prima causa è acquistare solo macchinari o trattori nuovi, quindi non sono ammessi i trattori o i macchinari usati. Però sono ammesse le permute se possiedi un trattore vecchio, come questi che vedi qui, che devi permutare o sostituire oppure rottamare. Se possiedi un trattore in buone condizioni, ovviamente ti conviene permutarlo con il fornitore che ti dovrà, da cui acquisterai il trattore nuovo, perché hanno ancora dei bei valori. Questo lo sappiamo bene, l'importante è che siano bene, ben funzionanti. Facciamo il primo esempio numerico: 8.000 euro su un trattore da 40.000, di conseguenza nei 15.000 che erano rimasti devi detrarre l'IVA che in ogni caso recuperi, rimane un costo vero di 7.000 euro. Quindi quanto costa realmente di tasca acquistare un trattore nuovo di 40.000 euro nel caso di ammissione del contributo? Il costo vero per te agricoltore è di soli 7.000 euro per un trattore nuovo da 40.000. Facciamo il secondo esempio numerico, che hai in disponi invece di un trattore da restituire, da permutare, che ha un valore almeno di 15.000 euro, per esempio un trattore più grande che potrebbe essere questo. Allora, se il tuo investimento è di acquistare un trattore nuovo da 50.000 euro, 15.000 euro li devi detrarre per la permuta del trattore vecchio e rimangono 35.000 euro. 15.000 euro ti vengono forniti dal contributo a fondo perduto e rimangono 20.000 euro. L'IVA su un trattore da 50.000 euro equivale circa a 8.000 euro, quindi eravamo arrivati a 20.000 meno 8.000 di IVA che recuperi, siamo arrivati a 12.000 euro. Quindi un trattore nuovo da 50.000 euro in realtà te ne costerebbe. Aspetta, aspetta, che c'è un sasso grosso!